Ma io sto bene, certo preoccupato perché mi sembra che la quantità di contagi stia aumentando in modo esponenziale. Io ho la sensazione, purtroppo, che queste prime decisioni di coprifuoco tra Milano, Roma e Napoli, che sono città dove inevitabilmente ci si sposta più che in altri luoghi, siano un po' una prova generale di un lockdown che interesserà il paese se la curva continua a crescere in questo modo. Il punto è che le terapie intensive ancora non sono intasate, ma se aumenta il numero dei contagi in maniera esponenziale, è ovvio che aumenterà anche il numero dei pazienti che devono essere sottoposti a terapia intensiva. Questa è una preoccupazione forte. Purtroppo le misure fino a questo punto non mi sembrano delle misure che possano arginare questa crescita ed è, credo, la preoccupazione un po' di tutti. Anche perché le terapie intensive, il livello di saturazione, come ricordavi tu, è basso in questo momento, anzi relativamente basso perché sono poco meno di 900 i posti occupati. Arrivare a 2300 con questo ritmo, abbiamo letto scenari, quelli più pessimisti, un mese, anzi 2 settimane, quelli più ottimisti un mese, quindi il tempo ci corre dietro comunque. Prima di, Però fammi dire, scusa, prego. proprio brevemente, ci sono delle incongruenze incredibili. Io continuo a ripetere che non ha senso prendere un treno dell'alta velocità da Roma a Bologna, dove poi a Bologna prendi un regionale che non prevede il distanziamento e c'è l'assembramento lì dentro, come c'è sui mezzi pubblici nelle città. Cioè, Autobus metropolitane, certo. questi sono certo metropolitane, questi sono, diciamo, dei punti cruciali su cui bisogna intervenire. O c'è il distanziamento in tutti i treni, oppure non si capisce che senso ha questo. Maria Grazia, con cosa apre Corriere.it o comunque i